Estate difficile, quella del 1980 per gli appassionati di calcio. Sotto il sole di fine estate, tra gli ombrelloni, si discute ancora di quel deludente quarto posto agli europei casalinghi. Per fortuna, il campionato sta per tornare. Un campionato di calcio al quale calza perfettamente l'aggettivo diverso. Una stagione anomala per i tifosi di Milan e Lazio, che penalizzati dalle vicende del calcio scommesse, sono costretti ad ospitare nel proprio grande stadio una piccola tifoseria di Serie B. Mentre Bologna, Avellino e Perugia partiranno con un handicap di 5 punti. Le penalizzazioni hanno sottratto al campionato anche i goleador Paolo Rossi e Bruno Giordano. Pazienza, per ora i tifosi faranno a meno anche delle loro magie. L'importante adesso è ritornare ad affollare le curve. La vera grande novità è legata agli stranieri. Tornati dopo il blocco disposto nel 1966. Una notizia che fa felice tutti, tifosi ed addetti ai lavori, con la speranza che dall'estero possa soffiare sui nostri prati un'aria nuova. Si può essere, come dire, molto ottimisti su quanto potranno produrre questi stranieri sul piano del gioco. Un'altra novità riguarda il numero delle sostituzioni e l'allungamento della panchina. Saranno possibili, infatti, fino a 2 cambi a partita, indipendentemente dal ruolo. E potranno sedere accanto al mister 2 giocatori in più rispetto al passato, per un totale di 5 alternative. Campionato tutto da gustare, dunque, anche se rischia di allargarsi la forbice tra le piccole squadre di provincia e i grandi club. Sono i segni dei tempi che cambiano, che si intrecciano con i sentimenti di milioni di tifosi, incantati una volta di più dal grande spettacolo del giocattolo più bello, il campionato italiano di calcio. Ci si aspetta soprattutto, come è stato osservato, il recupero della serietà e della professionalità. Dopo 14 anni ritornano gli stranieri, sale l'entusiasmo che si era un po' assopito. L'Inter ha messo l'austriaco Prohaska in cabina di regia dietro a Beccalossi per un centrocampo più folto. La Juventus rimescola le carte e affida la maglia numero 10 all'irlandese Liam Brady, mentre Marocchino toglie il posto a Causio. In attacco c'è sempre Bettega. La Roma di Lidl punta decisa sulla classe di un brasiliano che farà storia e leggenda ed è Falcao. Naturalmente in un centrocampo di quantità e qualità con Di Bartolomei, Ancelotti e con la fantasia di Conti e Scarnecchia sulle fasce. Fa sognare anche il Napoli che ha acquistato un olandese, Rudy Kroll, un libero ma libero anche di attaccare, che dà mentalità vincente ad una squadra ricca già del suo di personalità. Gli ingredienti in realtà ci sono tutti per un torneo che si preannuncia avvincente e che interpreta con le 3 squadre di vertice il carattere veramente nazionale del campionato. La Juventus per il nord, la Roma per il centro, il Napoli per il sud. Le prime 2 giornate mettono in mostra la partenza sprint di Fiorentina, Inter e Roma, mentre per le altre protagoniste annunciate il caldo di settembre imballa ancora i muscoli. La Juventus è in ritardo e si consola raggiungendo il traguardo dei 1000 gol nel campionato italiano. La firma è quella di Antonio Cabrini. Stupisce il Bologna di Radice, che inizia nel migliore dei modi il suo torneo ad handicap, recuperando praticamente tutto lo svantaggio. Sorprende tutti il Catanzaro, secondo in classifica in compagnia dei bianconeri. Prevale l'equilibrio dunque nelle prime giornate di campionato. Così l'interesse dei tifosi si sposta sui singoli. Sono gli stranieri che suscitano le maggiori curiosità. Anche per le scelte originali di alcuni di loro, come quella di Falcao, che gioca con il 5. Numero di maglia da sempre destinato allo stopper, ma che nel calcio sudamericano indica il regista arretrato. La Roma, mi sembra che anche lei abbia operato molto bene, nello stesso tempo ha preso anche questo Falcao, e siccome tutti gli anni sono state delle squadre rivelazioni, penso che la Roma possa essere quest'anno. C'è una domanda che in molti si fanno e per la quale si sprecano i pronostici. Chi sarà il primo straniero a segnare?
Falcao, il quale rimanda l'affezionata clientela al prossimo appuntamento. Per oggi il brasiliano mostra soltanto questo tentativo. E su questo calcio d'angolo il brasiliano Eneas cerca l'angolo basso e non lo trova. Nelle prime due domeniche nessuno dei nuovi arrivati d'oltre frontiera ha centrato il bersaglio. L'attesa aumenta. Nei bar si discute mentre i giornali lanciano concorsi a premi per chi indovinerà il primo marcatore straniero. E intanto la domenica 28 settembre si avvicina. La terza giornata di campionato vede tutte le grandi impegnate in trasferta. L'Inter capolista con il miglior attacco del torneo, 8 gol in due gare, arriva a Como per una partita dal pronostico apparentemente scontato, tenuto conto degli 0 punti in classifica per i lariani. La Juve va a Brescia in cerca di conferme e la Roma è ospite del lanciato Bologna. Bene, i nostri amici cinesi, che vedo già qui pronti, ci aiuteranno adesso a concludere la trasmissione. Intanto, arrivederci tra una settimana alla Domenica Sportiva TG1. Buonanotte. Calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Andiamo con il risultato dei primi tempi. Firenze, il primo tempo è terminato da poco, 0-0 tra Fiorentina e Catanzaro. Ribadisco ancora il parziale di Como, Como 1, Inter 0. A Torino, il Torino ha concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull'Avellino. Il gol è stato segnato da Graziani. Bene, bene così. Qualche secondo ancora dallo studio per altri cenni di cronaca e poi passeremo all'ascolto di Bologna. A Brescia, Brescia 1, Juventus 1. All'undecimo il Brescia va in vantaggio con Penso. Al 25esimo pareggia la Juventus con Cabrini su rigore. A Cagliari, Cagliari 1, Ascoli 0, con rete al 38esimo di Tavola su passaggio di Selvaggi. A Napoli, Napoli 0, Pistoiese 0, via Bologna. Bene, entrati in collegamento con lo stadio comunale di Bologna, mentre sono trascorsi 60 secondi dall'inizio del secondo tempo, il risultato è sempre il solito, il Bologna conduce per 1-0, rete segnata da Garritano. Sta per scoccare il sesto minuto del secondo tempo qui a Como, la situazione è ovviamente invariata, con la squadra di casa sempre in vantaggio per 1-0, gran tiro di Virtus. Traversa, riprende ancora Mandrezzi di testa, si impenna molto bene in elevazione Bordone con la punta delle dita alza in calcio d'angolo. Bene, qui è lo studio. Dopo 10 minuti di gioco nel corso delle riprese, la situazione sugli altri 4 campi della Serie A è ancora quella dei primi tempi. Vai pure Enrico. Bene, dicevo proprio... Attenzione Mary, cambia il risultato anche a Firenze al 26esimo, è passata in vantaggio la Fiorentina con Bertoni direttamente su calcio di punizione. La difesa, la barriera e tutta la difesa del Catanzaro, compreso il portiere, è rimasta di ghiaccio. 1-0 per la Fiorentina a Telalinea. Qui è lo studio a Napoli, 44esimo, a un minuto dal termine, il Napoli è passato in vantaggio con Pellegrini. Napoli 1, Pistoiese 0, scusami, vai Enrico. L'arbitro di lì a faccenno che gli si concede al pallone, l'incontro termina con risultato di parità. Non c'è nulla da dire, il Bologna si era davvero preparato con puntiglio per questo confronto. Il fischio dell'arbitro, signor Milan, mette termine all'incontro di Firenze che è terminato col punteggio di 1-1 tra Fiorentina e Catanzaro. A proposito di conclusioni, ecco la nostra. L'Inter senza Oriali non è la solita Inter. Il Como è molto cresciuto rispetto alla sua prima prova casalinga contro la Roma. La classifica della Serie A. Fiorentina e Roma, 5 punti. Inter, Juventus, Torino e Catanzaro, 4. Ed eccola qui la tanto attesa notizia. È Daniel Bertoni ad essere il primo straniero in gol nel campionato italiano di calcio. Uno dei papabili della vigilia, un gradino più su di gran parte degli altri stranieri giunti in Italia. Tra i nuovi arrivati, oltre ai nomi noti come Proasca, Bredi, Kroll e Falcao, ce ne sono altri di scarso impatto e che suscitano anche qualche ilarità. Ma in fondo tutti gli appassionati di calcio sono desiderosi di vederli finalmente all'opera nel campionato italiano. È indispensabile l'immissione di qualche straniero per affrontare le coppe internazionali, perché tutti i club hanno degli stranieri. Tra i molti motivi che la prima giornata di questo inconsueto campionato sottoponeva all'attenzione degli spettatori e dei critici,
c'era senz'altro quello della presenza in campionato degli stranieri, tornati dopo il blocco disposto nel 1966. Uno è sapere se questi stranieri, costati circa 15 miliardi, possono cambiare qualche cosa e soprattutto come possono cambiare nel tipo di gioco. Cambiare, che secondo me non cambiano niente, dal lato tecnico non esistono questi stranieri. Possono cambiare qualche spettatore di più, ma nient'altro. Un tempo si parlava più di giocare che di soldi. Oggi si parla molto più di soldi che di giocare. È il mercato brasiliano quello più setacciato dai direttori sportivi in cerca del lasso esotico. Dal Brasile, oltre a Falcao, arrivano altri tre giocatori. Tre attaccanti con la voglia matta di sfondare. Juari dos Santos è il brasiliano voluto da Vinicio per il suo Avellino. Il negretto di Rio, a Brescia, ha dimostrato tanta buona volontà, ma i problemi da risolvere sono ancora parecchi. Il primo è Juari dos Santos figlio, che si impone nell'immaginario collettivo. Il merito è essenzialmente nel modo che sceglie per festeggiare il gol. Nel calcio italiano è grazie a lui che si è stabilito un vero e proprio assioma secondo il quale un gol può valere l'esultanza più sfrenata, il gesto più innovativo. È agile e scattante, passa la palla di prima, ma l'intesa con i suoi compagni deve migliorare di molto. Attaccante veloce, entra subito nel cuore dei tifosi dell'Avellino, che attendono impazienti il suo balletto gioioso. Eneas De Camargo è lo straniero del Bologna. Altro destino, per il brasiliano del Bologna, Eneas De Camargo. La città lo apprezza, la società meno, tanto da restituirlo indietro dopo una sola stagione, con tre soli gol realizzati e tantissimi buttati via. Oggi si è trovato a disagio alle prese con la difesa dell'Ascoli. È chiaro che Radice dovrà rivedere qualcosa negli schemi della squadra, poco disposta al dialogo con l'attaccante di San Paolo del Brasile. Finora non è ancora riuscito a far gol, però li fa fare agli altri. E il pubblico petroniano lo ha eletto suo beniamino. Più che i limiti tecnici, pesano su di lui quelli ambientali. Il rigido clima dell'inverno italiano lo condiziona tantissimo, costringendolo a scendere in campo con guanti e calzamaglia. Eneas, che si è mosso molto bene, è l'iniziatore di tutte le manovre. Questo accorgimento non basta tuttavia ad evitargli un infortunio che lo costringe a saltare una dozzina di partite, accentuando ulteriormente il suo disagio. Problemi familiari, depressione e alcolismo. Questo è il quadro della sua vita in Brasile, conclusasi tragicamente a 34 anni, quando muore dopo mesi di agonia per le conseguenze di un incidente stradale. Concludiamo questa carrellata con Luis Silvio, attaccante della Pistoiese. Luis Silvio Danuello, più l'archetipo del bidone che del giocatore di calcio. Il prezzo è basso, 170 milioni. Ma in Toscana sbarca un giocatore che non va al di là di 6 magre presenze. Oggi non ha avuto la possibilità di farsi apprezzare. A Torino la squadra toscana ha mirato esclusivamente a difendersi, quindi ha sofferto sia la mancanza di collaborazione da parte dei nuovi compagni di squadra, sia la difesa a zona del Torino. È da rivedere. Viene acquistato come un attaccante ed invece è un'ala. Luis Silvio viene così progressivamente confinato in panchina, poi in tribuna e da lì messo fuori rosa. È tornato nel suo Brasile, si occupa di macchinari industriali e ricorda con orgoglio di aver giocato in quella Pistoiese con Marcello Lippi, campione del mondo. Rintracciato dalla Gazzetta dello Sport a inizio del 2007, Luis Silvio fa giustizia di una serie di ipotesi bizzarre che lo volevano rimasto in Italia, impegnato in mestieri diversi, barista, gelataio allo stadio di Pistoia, pizzaiolo e finanche attore porno. All'aeroporto di Roma incontrai i dirigenti della Pistoiese e un signore mi chiese: «Sei una punta?» Risposi di sì, perché avevo capito «ponta», con la O, che in portoghese vuol dire «ala». Io quello ero, un'ala destra, una punta di reita. Firmai e mi ritrovai centravanti, fuori ruolo. Un disastro. Da me si aspettavano tanti gol, ma ero uno specialista del cross. E al massimo potevo fare la seconda punta con la U, come dite voi. Punta, ponta. Rovinato da una vocale. Sono 11 in totale i nuovi arrivi, per un quadro completato dall'argentino Sergio Fortunato, che il Perugia ha preso come sostituto di Paolo Rossi. Il tedesco Herbert Neumann, interno di centrocampo ingaggiato dall'Udinese. E l'olandese Michael van de Korput, baffuto terzino che si veste di granata. 11 su 16.
non tutte le squadre hanno approfittato dell'occasione, frenate dagli ingaggi alti e dal timore di sbagliare l'acquisto. Così questo diventa il campionato di Brady, di Kroll, di Proasca, di Neumann, di Falcao. E i nostri giocatori, i nostri migliori giocatori, fanno fatica a, come dire, a reggere il loro confronto. Arrivano gli stranieri, tutti li vogliono, tutti li chiedono, e uno bisogna che gli lasci il posto, ci sarà qualcuno che piange, no? Ma dipende, senz'altro sarà secondo me un po' il campo che decide. Chi pare aver indovinato il proprio straniero è la Roma, che in vetta alla classifica fin dalla prima giornata guida solitaria il gruppo di testa dopo il clamoroso 4-2 a San Siro contro l'Inter. L'eroe del giorno è Roberto Pruzzo, autore di una tripletta. Che significato ha questa vittoria della Roma? Cosa si dice? La Roma può lottare per il primato. La Roma, secondo me, può lottare per lo scudetto, anzi è la squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Nonostante qualche pausa, i giallorossi viaggiano con una certa regolarità, grazie anche alla regia illuminata di Paolo Roberto Falcao, al quale sono bastate poche partite per diventare il leader del centrocampo. Falcon, 26enne centrocampista brasiliano ingaggiato dalla Roma, è stato presentato questa mattina alla stampa. All'hotel Villa Panfili c'era una vera folla di giornalisti, fotografi, tele e cineoperatori che deve aver convinto Falcon, entusiasticamente accolto ieri a Fiumicino da oltre 5.000 tifosi, che in Italia il calcio è una faccenda importante. Il talento del brasiliano alza il livello qualitativo della squadra e chi ne ricava i migliori benefici è Bruno Conti, che ha un inizio di stagione scoppiettante, confermandosi come uno dei giovani dall'avvenire assicurato. Bruno Conti solo sulla sinistra, per l'ala della nazionale è il primo gol di testa. Un'avventura da non dimenticare. Con Falcao e Conti la Roma di Lidom sembra possedere qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti. L'Inter per il momento tiene il passo, anche se sul suo cammino pesa la sconfitta con la Juventus all'ottava giornata. È qui che finalmente si sblocca Brady, fino a quel momento rimasto nell'ombra. Con questa vittoria la Juve rientra nel gruppo di testa, rilanciando le proprie ambizioni. Del Napoli invece nessuna traccia. La squadra partenopea non ha ancora trovato i propri equilibri. È l'unica che ha battuto la Roma, è vero, ma ha anche subito pesanti sconfitte e per questo naviga lontano dal vertice. Tutto questo nel giorno in cui la terra trema. 23 novembre 1980. Un sisma tremendo colpisce la Campania e la Basilicata, provocando morte e distruzione. Ah, ma sono dovuto fare e già mi ha visto tutto il carracino addosso. L'Italia intera è ferita. Il mondo del pallone è colpito dalla tragedia. Tutti gli italiani devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Siamo a Lioni, un paese a un centinaio di chilometri circa da Napoli, uno dei paesi che è stato maggiormente colpito dalla furia del terremoto. Tra l'altro, poco fa, esattamente alle ore 18:40, si è avuto ancora una piccola scarica che qui forse non tutti hanno avvertito perché stavano lavorando, ma che comunque si è abbastanza sentita. È l'Avellino la squadra che risente di più della grave situazione. Ci pensa il piccolo Juari a restituire qualche sorriso ai suoi tifosi con i suoi balletti attorno alla bandierina. Intanto il campionato prosegue. Alla nona giornata Pruzzo realizza la seconda tripletta stagionale, abbattendo le barriere dell'Udinese, che dalla quinta giornata è guidato da Gustavo Giagnoni, subentrato a Marino Perani. È l'Udinese a rappresentare il fatto tecnico più importante di questo periodo. Dal giorno della sostituzione dell'allenatore, 7 punti su 8. Un terzo del campionato è già consegnato agli archivi, quando il calendario mette di fronte Roma e Ascoli. L'occasione è ghiotta per i giallorossi, che possono tentare l'allungo. Ma non sarà una gara semplice. I bianconeri hanno bisogno di punti per non scivolare verso i bassi fondi della classifica. Stesso grado di difficoltà per la Juve, che ospita al Comunale l'Udinese. Più ostico l'impegno dell'Inter campione d'Italia, che dovrà affrontare un Torino rilanciato in classifica dall'esaltante vittoria di Napoli. Un 3-1 senza attenuanti per i partenopei e firmato da Paolino Pulici, autore di una doppietta. La lotta per il primato entra nel vivo. Roma punti 13, Inter 12, Juventus, Catanzaro, Torino, Fiorentina, Cagliari 11.
Tutto il calcio minuto per minuto. Chiamo i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti per le note di cronaca, che prego di contenere nel limite dei 45 secondi, grazie. Linea a Milano. Al 22esimo il gol di Torino, discesa di Purici sulla sinistra, preciso cross al centro, sulla palla irrompe in volo di testa Graziani, inzaccando sulla destra di Bordon. Il Torino in questa fase controlla con facilità il gioco dell'Inter, piuttosto impreciso, poco pratico e inefficace in fase di conclusione. Comunque al 42esimo l'Inter passa, l'azione di Beccalossi che sulla sinistra in un'area piuttosto infoltita riesce a crossare una sua terra, piambo in fila da due passi. Generoso il finale della squadra nerazzurra, ma il risultato non muta. La partita apertissima, ricordiamo, 1-1 al Meazza di Milano, a Teciotti. Grazie Mary, ribadisco il parziale di Bologna, le squadre sono andate a riposo con la squadra di Radice in vantaggio per 1-0 per la rete di Fiorini al 25esimo. A Bologna la giornata è abbastanza luminosa, il terreno perfettamente agibile, il pubblico quello delle grandi occasioni. Bene, qui allo studio, qualche secondo ancora per qualche cenno di cronaca. A Torino Juventus 2, Udinese 0, all'11esimo rete di Bredi su azione personale, al 44esimo Causio raddoppia, 20.000 circa gli spettatori, arbitra il signor Ballerini di La Spezia. All'Olimpico dunque Roma in vantaggio sull'Ascoli per 3-1, si gioca su un terreno da 24 ore di pioggia e grandine. La cronaca offre emozioni a raffica. Al quarto minuto un Ascoli molto veloce e determinata passa sorprendentemente in vantaggio dopo un'iniziale discesa pericolosa della Roma, che pareggiava al 14esimo su angolo da sinistra, respinta corta della difesa ascolana, pronto diagonale di Scarnecchia che infila. Partita agonisticamente molto bella, ma anche tecnicamente assai piacevole nonostante il terreno. Il secondo gol arriva al 28esimo, spiovente lungo di Di Bartolomei da destra, perfetto stacco di testa di Pruzzo e rete. Il terzo gol della Roma al 34esimo, un diagonale rasoterra in area ascolana da parte del terzino romano, cercava l'angolo opposto, si inseriva il ginocchio di Bellotto ed era autogol. Emozioni fino alla fine, l'Ascoli sfiora la rete al 38esimo e al 40esimo con due violenti tiri di Boldini e Trevisanello, sui quali Tancredi sfodera due interventi spettacolari quanto essenziali. Applausi per tutti, ripeto il punteggio del primo tempo, Roma 3, Ascoli 1. Bene, qui allo studio passeremo all'ascolto dello stadio Meazza in Milano. Enrico Meri, a te la linea. Sì, d'accordo, entrati in collegamento col Meazza di Milano mentre si gioca il secondo minuto della ripresa. Risultati di 1-1, ricordiamo i marcatori, Graziani al 22esimo e Ambo al 42esimo. Vinto il gioco, 1-1 risultato. Infatti è così, la palla filtra ma è fermata dalla barriera, poi entra Ancelotti e mette dentro. È il quarto gol della Roma. Bene, qui allo studio a Torino la Juventus sta conducendo per 4-0 sull'Udinese e in questo istante mi comunicano è un risultato finale. Juventus batte Udinese 4-0. Allora, scusami Sandro, vuoi andare avanti con un breve commento? Grazie. D'accordo, benissimo. Ha diretto Menegale davanti a Spalti Gremiti. Vi ricordiamo che Bologna si è imposto per 2-1. La partita è stata molto bella a nostro avviso per la vivissima presenza agonistica di un po' tutti i protagonisti, ma anche per la trasparente intenzione manifestata sia dai rossoblu che dai viola di arrivare al risultato attraverso il gioco. Vediamo la classifica: Roma 15 punti, Internazionale Juventus 13, Torino 12. La Juve risorge e si mette sulla scia della Roma, che guarda con preoccupazione alla rimonta dei bianconeri. Ordinaria amministrazione per la Juventus, che talvolta si affida ad inutili tic-toc, tic-tac, ma la squadra c'è ed è in salute. È sempre la formazione giallorossa a comandare e ad arrivare prima al traguardo di metà campionato. La Roma, dopo 39 anni, conquista il titolo ideale di campione d'inverno, forse di scarso valore pratico, ma va aggiunto che negli ultimi 9 anni, chi era primo a metà strada, 8 volte ha vinto lo scudetto. Ma la sensazione è che qualcosa non giri a dovere nel motore della squadra di Lidom. Impressioni confermate dal campo, dove la Roma è spesso bloccata sul pari da avversari non certo di rango, che ne rallentano la corsa e ne mettono in crisi il primato solitario. Ne approfitta l'Inter, ancora in agguato, che sfrutta un calendario in discesa. Roma e Inter riescono ancora a tenere la testa della classifica, ma alle loro spalle avanzano minacciose Juventus e Napoli, che avevano stentato all'inizio, ma che sembrano avere ora una marcia in più. La formazione bianconera sta giocando molto bene e soprattutto mette in fila vittorie su vittorie. Gran parte del merito va a Liam Brady, che ha preso per mano la squadra e si sta dimostrando un acquisto azzeccatissimo.
L'irlandese non si limita solo ai compiti di regia, ma va spesso e volentieri in gol, mettendo in mostra una tecnica di altissimo livello. Uno dei modelli più riusciti è stato Irlandese solitario, firma Liam Brady. Rinasce Bettega, che torna a segnare gol spettacolari, come quello di testa in tuffo contro il Bologna in una domenica di grazia per la squadra del Trapp, che si permette il lusso anche di sbagliare un rigore. La Juventus ha presentato la collezione, sembra tornata irresistibile. Siamo alla 19esima giornata e il 5-1 finale permette ai bianconeri di scavalcare in classifica i nerazzurri, battuti 1-0 a Napoli con un gol in apertura di Guidetti. 80.000 spettatori e 611 milioni, un record assoluto, entrati nelle casse della società azzurra. I tifosi trascinano con il loro calore la formazione azzurra e iniziano a sognare il tricolore. Un sogno atteso da anni, ma che adesso sembra improvvisamente a portata di mano. Napoli in questi 10 anni ha sfiorato qualche volta lo scudetto, però lo scudetto lo può vincere una sola squadra. E noi molto spesso, anzi sempre, siamo stati fra le squadre che più o meno stavano in un certo giro. Grazie al gioco imposto dal nuovo mister Marchesi e da alcuni giocatori di spicco, come il portiere Castellini, detto il Giaguaro. Castellini, che dopo la rete di Musella si è prodotto in due splendide parate che hanno salvato il risultato. Capitan Bruscolotti e l'attaccante Claudio Pellegrini. Ma soprattutto grazie al fuoriclasse olandese Ruud Krol, vero leader della squadra, carisma, personalità e mentalità vincente. Io penso molto alla differenza con Olanda e Italia, anche tempo di fersa. Nell'estate del 1980 sono 2000 i tifosi che si recano in pellegrinaggio ad accogliere Ruud Krol all'aeroporto di Capodichino e nella stessa giornata la febbre d'amore per il difensore permette alla società di incassare 300 milioni di lire in abbonamenti. Il denaro contante è indice di fiducia ed è ben spesa perché l'olandese, reduce da un'esperienza in Canada, non ha più certo il furore agonistico dei tempi dell'Ajax del calcio totale, ma ha acquisito una consapevolezza tattica coerente con la cifra tecnica di un campione straordinario. Noi napoletani abbiamo avuto anche il piacere che lei è venuta a Napoli e sta nella società sportiva Napoli. Il Napoli vive grazie alla sua protezione davanti al portiere. È lui l'ultimo uomo e contemporaneamente il primo ad avviare la manovra, spesso con lanci di 40 metri che tagliano il campo e le difese avversarie. Ruud Krol fa quasi tutto lui. Seguiamolo fino al momento in cui con una fenomenale precisione manda il pallone sulla fronte di Pellegrini, per il quale mettere in rete è un compito semplicissimo. Ed è naturale che gli abbracci dei partenopei siano tutti per l'olandese. Il sogno con lui diventa possibile, ancorché inaspettato. Il Napoli di Rino Marchesi si trova a lottare per lo scudetto dopo una rimonta partita da lontano. Abbiamo qualche gol, di più. Abbiamo uno scudetto da tanti anni. Il terremoto di novembre che devasta l'Irpinia provoca la momentanea inagibilità dello stadio con il rinvio di Napoli-Brescia. Ma la squadra sembra avere ancor più voglia di far sorridere la sua gente, anche solo per un attimo. Nell'aria c'è l'inebriante sensazione di una stagione che sta filando via alla grande. Nicolini, Krol. Anche nella fantasia, come si addice al popolo di Napoli, come quello slogan visto su un manifesto in occasione del referendum del 1981 sull'abrogazione dell'interruzione di gravidanza. Tifoso che voti per l'aborto, pensaci. E se la madre di Krol avesse abortito? La città aveva strade intitolate dai tifosi al suo nome e aveva sostituito i sempiterni panni allo sciorino con striscioni azzurri recanti i vistosi Viva Krol.
e il ricordo di un fiore, un tulipano azzurro, che un fioraio aveva coltivato proprio per lui. Il ditelo con i fiori era diventato un ditelo con Kroll. Napoli è anche questo. Irrompe il Napoli, dunque, nella lotta per lo scudetto. Adesso è tutto da giocare al campionato, perché si è reinserito anche il Napoli, così diventa ancora più bello. Adesso la squadra parteunopea occupa il secondo posto in compagnia della Juve. La Roma è un solo punto là davanti. Tutto questo proprio alla vigilia dello scontro diretto tra i giallorossi e i parteunopei in programma all'Olimpico. Domenica prossima c'è Roma-Napoli. La Roma vince alla 19esima in trasferta col Torino 2-0, eliminando definitivamente i Granata dalla corsa per il titolo, ma senti il fiato sul collo delle rivali. Il Napoli cavalca l'onda del successo e spera nel colpo. La Juve deve superare l'ostacolo Ascoli, che da quando ha in panchina il nuovo allenatore Mazzone non ha mai perso. Che campionato! Mancano ancora 10 giornate, ma si preannuncia una corsa a 3 ad altissima tensione fino alla fine. Indicare un favorito nella ricerca della posizione migliore per lo sprint finale non è possibile. Tutto il calcio minuto per minuto. Allora, cominciamo pure con i primi tempi, qualche cenno di cronaca ancora dallo studio e poi passeremo all'ascolto dell'Olimpico. A Torino Juventus 2, Ascoli 0, al sesto minuto rete di Bettega di testa su cross di Cabrini e al 35esimo Fanna raddoppia. Enrico Ameri. Bene, entrati in collegamento con l'Olimpico di Roma, il risultato è sempre di 0-0. Accanto a noi in cabina c'è Enzo Biarzotti, il commissario della nostra nazionale, e innanzitutto vorrei chiedervi un parere su questo primo tempo che hai visto giocare. È stato il primo tempo ben giocato, sul piano tattico della tua eccellente, secondo me. Ho visto il Napoli naturalmente che ha tenuto sempre in zona e denuncia chiaramente la sua tattica Kroll, il quale è sempre rimasto indietro a proteggere la difesa. Praticamente la partita è un po' senso unico, perché la Roma cerca di attaccare ma non si sbilancia neanche lei, no? Io vorrei forse vedere un gol, perché la partita si infiammi. Mentre sono trascorsi due prime dell'inizio della ripresa, scusa Enrico, sono Ciotti da San Siro. La Fiorentina è passata in vantaggio con una punizione di Bertoni, tutto questo al terzo minuto, pertanto 2-1 in favore dei viola. La situazione al momento, a te la linea. Ed ecco che scende sul settore di sinistra Denadai, pilota il pallone in avanti, cede la palla sull'estremo settore di sinistra, ecco un passaggio verso il centro, è scattato Pruzzo, sembrava fuori gioco, tiro, rete. Pruzzo ha segnato per la Roma esattamente dopo 4 primi e 43 secondi. Noi allora, Enzo, abbiamo visto questo gol che tu ti aspettavi di vedere proprio per infiammare un po' questa partita. Dico, Pruzzo ha fatto un bellissimo gol perché è stato prontissimo nel tiro. Forse ha avuto un piccolo vantaggio che la difesa del Napoli ha creduto in fuori gioco e si è fermata, e Kroll per primo. Però la prontezza di tiro l'ha fatta vedere chiaramente. A te la linea, Santi. È il quinto minuto qui al Meazza e mi pare che il vantaggio conquistato dalla Roma e il 2-0 della Juventus sull'Ascoli rendono particolarmente critica la situazione dell'Inter, che qui a San Siro è sotto di un gol rispetto alla Fiorentina. Adesso vediamo questa azione dell'Udinese con Zanone, che si porta quasi al centro, scarta un avversario ancora sul fondo, poi tira ed ha segnato. L'Udinese è andata sul 2-0. Grazie, via Olimpico. Scatta in questo momento Pellegrini, riesce a sfuggire al difensore, entra in aria, tiro raso terra, Tancredi para, rete, ha segnato Spegiorin. Siamo al 26esimo, risultato di parità, esulta la curva del Napoli, linea Ciotti. Alla mezz'ora circa, cioè al 29esimo e 30 secondi, ancora 2-1 per la Fiorentina, Tejacoia. Attenzione, Catanzaro e lo studio che si inserisce. A Torino, 38esimo, terza rete per la Juventus di Cabrini. Juventus 3, Ascoli 0, e vai pure. Bene, sta... anche da Udine per darti il finale. L'Udinese ha battuto il Como per 2-0, a te la linea. Il tempo per noi ormai è scaduto. Proprio in questo momento l'arbitro dà il segno di chiusura della partita, che si conclude con il risultato di parità fra Roma e Napoli. Scusa Enrico, finale anche a San Siro, la Fiorentina ha superato l'Inter per 2-1, a te la linea. Attenzione Catanzaro, lo studio per il finale di Torino, Juventus batte Ascoli 3-0. Vediamo la classifica, Roma e Juventus 27 punti, Internazionale e Napoli 24, Torino e Cagliari 21. I 30.000 tifosi partenopei venuti in tutte le maniere
tutte le maniere a Roma hanno creduto, hanno veramente portato avanti la loro squadra. Bisogna dire, dobbiamo dire, un pareggio giusto, una bella Roma, ma un gagliardo Napoli mi sembra che sia il risultato regolare. A te Valenti. Il pareggio nello scontro diretto tra Roma e Napoli fa particolarmente felice la Juventus, che aggancia al comando la formazione giallorossa grazie alla vittoria sull'Ascoli. La Juventus corona la sua rincorsa iniziata da qualche domenica, batte l'Ascoli largamente secondo pronostico e affianca la Roma al comando della classifica. Ma nulla cambia in chiave scudetto, se non l'uscita di scena definitiva dell'Inter, battuta in casa da una Fiorentina ritrovata da quando sulla sua panchina siede Giancarlo De Sisti, il capitano dell'ultimo scudetto viola. L'Inter ha lasciato praticamente sul tavolo, alla concorrenza, il suo scudetto. Se lo giocheranno quindi Roma, Napoli e Juventus, che oggi hanno puntualmente vinto anche grazie ai gol segnati dai rispettivi stranieri. Hanno segnato Falcao per la Roma, Bredi per la Juventus e addirittura Kroll per il Napoli. Al di là delle posizioni di giornata, rimane una corsa a tre che rende il campionato emozionante ed elettrico. La posta in palio è altissima e ricca di tensioni. La Roma con Falcao, grande amministratore del centrocampo, che si fa trovare smarcato in area al momento giusto. A questo punto Roma e Napoli debbono assolutamente dimostrare di essersi abituate, di essere in testa senza esserci mai stati. È un handicap molto delicato nei confronti di una Juventus, di questa Juventus, che in questi ultimi anni è sempre stata in testa. Scatena un polverone la partita tra la Juventus e il fanalino di coda Perugia in programma la 22esima giornata. I bianconeri vincono negli ultimi 5 minuti, ribaltando il risultato grazie ad un rigore dubbio e a una contestatissima rete al 90esimo. Vediamo subito l'immagine di Torino, dove in un'osservazione ci sono due contestazioni. Eccoci a Torino, l'affondo di Marocchino. I perugini hanno reclamato perché la palla era oltre il fondo, secondo loro. Torniamo un attimo indietro, vediamo di fermare il pallone se è possibile. Vedete che il pallone sembra completamente al di là della linea di fondo, però dobbiamo ricordare che la prospettiva è tale per cui non possiamo sapere se la circonferenza stessa è al di là di tutta la linea di fondo. Proseguiamo. L'azione poi è lunghissima, si sviluppa per diverso tempo, noi andiamo addirittura al finale. Ecco Furino che salta Ceccarini lunga le gambe, ma Furino riesce ad evitarlo. Poi incontra Tacconi, a fondo di Furino, Tacconi si lancia col sinistro. L'impressione che si ha da queste immagini è che Tacconi vada sul pallone. Sul banco degli imputati salgono l'arbitro Terpin e Roberto Bettega, accusato a fine gara dallo stopper perugino Pin di avergli chiesto di lasciarlo segnare. Una vicenda che avrà lunghi strascichi. Bene, come avete visto, molte le contestazioni oggi sui campi di Serie A, molte le discussioni che presumo proseguiranno anche dopo la visione della moviola. È una volata fantastica ad altissimo rischio, quella che le tre rivali mettono in scena nelle ultime giornate e che raggiunge il suo culmine il 12 aprile 1981 al termine della 25esima giornata, quando Juventus, Napoli e Roma si ritrovano appaiate in testa alla classifica. Mai un campionato era stato così incerto ed equilibrato. Una previsione per lo scudetto. Oddio, giochiamoci ancora queste quattro partite, sono troppo importanti che non si possono fare previsione. Naturalmente io spero di vincere. Ti piacerebbe uno spareggio? Se non è possibile vincere prima, sì. Mancano 5 giornate alla fine. Il Napoli potrebbe dare una prima risposta giocando in casa con il Perugia, mentre le altre sono impegnate in trasferta. Turno favorevole ai partenopei, si pensa, ma la buona sorte volge le spalle agli uomini di Marchesi. Una partita come questa lascia esterrefatti e fa pensare veramente che la scaramanzia forse non è soltanto un si dice. A voi. Basta una sciagurata autorete di Ferrario al primo minuto per mettere in ginocchio il ciuccio napoletano, che perde terreno prezioso ma non perde la speranza. Abbiamo perso una partita, anche se oggi era una partita molto importante e potevamo coltivare qualche speranza ad arrivare allo spareggio, però sul campo le cose sono andate diversamente. Anche perché Juventus e Roma devono incontrarsi e dallo scontro diretto il Napoli potrebbe trarre qualche vantaggio. È il 10 maggio 1981, va di scena la 28esima giornata. A Torino i bianconeri ospitano la formazione guidata da Lidom. Sfida da codice rosso.
Si è giocato poi direi con estrema cattiveria dalle due parti. Io direi che in questa partita il calcio è stato abbastanza sconfitto, è stato sconfitto ancora di più forse quella professionalità che viene tante volte rivendicata e che, della quale invece oggi è stato dato un pessimo esempio sia da una parte che dall'altra. Sono partiti in 15.000 da Roma e hanno viaggiato tutta la notte per arrivare in tempo il 10 maggio 1981. I tifosi giallorossi calano su Torino perché si giocano in 90 minuti l'attesa di uno scudetto che dura da 40 anni. Ecco, vedete il pubblico nello stadio. Bianconeri in testa con 39 punti, giallorossi distanti di una sola lunghezza. È la terz'ultima giornata di campionato. Al Comunale piove a dirotto. Il campo è pesante e il clima pure, perché la Juventus si è vista squalificare al venerdì Roberto Bettega, reo di qualche parola maliziosa riferita a Pin nella gara di due mesi prima con il Perugia. Parole che svaniscono a confronto di quel che succede in quel piovoso pomeriggio a Torino. Calci, sputi, testate, spintoni, un repertorio di cattivo gusto, autentiche provocazioni, il cui risultato è quello di mettere in crisi chi è costretto a dirigere. Partita brutta e violenta. Bergamo interviene spesso, spezzettando una gara che minuto dopo minuto si va facendo sempre più incandescente. Non c'è spazio per il gioco né per lo spettacolo. Una giornata triste, una partita penosa. Le angosce, le frenesie, la rabbia, i soldi di un'estenuante vigilia consumati per nulla. Al 17° del secondo tempo, ecco il rosso per un Furino apparso fin dall'inizio della gara, decisamente sopra le righe, morso da un eccessivo furore agonistico. Juve in 10 e ancora mezz'ora scarsa di gioco per conservare il punto di vantaggio. Cresce il pathos, la paura della Juve contro la speranza della Roma. Minuto 74. Lancio di Bruno Conti per Pruzzo, che di testa fa proseguire per Turone, il libero giallorosso in una delle sue incursioni a sorpresa. Si ritrova solissimo in mezzo all'area juventina a 2 metri da Zoff. Colpo di testa in tuffo del romanista e pallone che gonfia la rete bianconera. Potrebbe essere il gol scudetto. L'arbitro Bergamo si accorge che uno dei suoi assistenti, il guardalinee Giuliano Sancini, ha la bandierina alzata. La rete viene annullata. Sancini non ha dubbi. I romanisti protestano, ma nemmeno più di tanto. La gara finisce così com'era iniziata e appena finita iniziano le polemiche. La partita è stata molto brutta. In questa partita, finita in pareggio, il calcio è stato abbastanza sconfitto. Si scivolava molto e allora è diventato un po' dura, un po' cattiva. Uomini che avrebbero dovuto dare l'esempio, proprio come Furino, sono stati tra i primi a perdere la testa. Ecco, a questo punto circa dovremmo considerare la posizione di Turone. Come vedete è indecifrabile anche perché la prospettiva non ci consente una valutazione esatta. Le moviole che vivi sezioneranno l'episodio in tutti i modi dimostreranno che invece la rete era valida. Parte da qui una polemica infinita tra le due società, con frecciate continue tra Boniperti e Viola, spesso ironiche e sul filo delle allusioni più o meno garbate. Ma per noi questa partita è stata vinta. Credo che tutta Italia ha visto o che è successo in questa partita e perdiamo proprio scudetto in questa partita. A tutt'oggi resta l'episodio simbolo delle sviste arbitrali e continua ad essere preso da esempio nelle chiacchiere da bar. Della mia carriera si ricorda soltanto quell'episodio. Eppure credo di aver fatto qualcosa di buono in 15 anni di Serie A. Di quel pomeriggio rammento il prepartita. Sapevamo che ci giocavamo lo scudetto, ma ero calmissimo. Fumai la solita sigaretta ammazza tensione. Gli allenatori, naturalmente, non approvavano, ma facevano finta di non vedermi. Castano, la Juve non ha vinto. La Juve non ha vinto perché era troppo nervosa. La partita è stata mediocre. Lidl penso che abbia fatto tutto giusto. La Roma è venuta per pareggiare, è riuscita, giocando senza far niente di straordinario. Finisce così in pareggio lo scontro al vertice. E per la Juventus significa primato difeso dall'assalto giallorosso e una gara in meno verso il traguardo del 24 maggio. Ma la tensione resta ai massimi livelli. C'è infatti lo scontro diretto del San Paolo contro un Napoli che nutre ancora qualche speranza.
alimentata da un colpo di magia di un giovane sconosciuto che regala ai partenopei due punti della vittoria nella trasferta di Como. Si chiama Francesco Palo, ha 21 anni e coglie l'attimo fuggente, riportando il Napoli a due punti dalla Juve alla vigilia del duello decisivo. Adesso è tutto riaperto, vinco anche il Napoli. Io, senza fare nessun torto al Napoli, spero che il Napoli batta la Juventus, così ci fa un favore e vinciamo lo scudetto. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Sono sei i campi con i quali stiamo per collegarci: Napoli per Napoli, Juventus, Bologna per Brescia, Como, Pisa per Pisa, Lazio. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Paolo Carboni. Andiamo con il risultato dei primi tempi. La linea subito a Napoli. Napoli 0, Juventus 0, a te Ciotti. Grazie Ameri, Brescia 1,0, a te Carboni. Roma 1, Pistoiese 0, a voi Bologna. Bologna non risponde, allora passeremo a Bologna dopo la linea. Andiamo a Torino. Torino 0, Udinese 0, linea. Salve studio. Stiamo per passare la linea al San Paolo. Naturalmente, maggior spazio a Napoli. Sono le 17:02, linea Enrico Ameri. Sì, d'accordo Roberto. Intanto vediamo Verza sul terreno di gioco. Causio è uscito. Ecco il pallone in questo momento recuperato da Tardelli, scambiato con Marocchino. Marocchino ritorna indietro, è attaccato, sta per essere attaccato da Ferrario, si sposta verso il centro. Sembra che debba tirare in porta il palo. Palo alla sinistra di Castellini, in questo momento Vinazzani cerca lo scambio con Damiani e si riporta ancora in avanti sulla palla, la pilota verso l'area avversaria, avanza ancora, tocco sulla destra del Pellegrini, al centro, ma troppo alto il cross di Pellegrini. Le due squadre sono sullo 0-0, linea Brescia. A Brescia si gioca il 21esimo minuto della ripresa. C'è stato un bel tentativo di Cavagnetto di testa, deviato splendidamente in angolo da un volo di Malgioglio. Un lunghissimo diagonale quasi dal vertice dell'area di rigore di Di Bartolomei e poi base del palo, quindi la Roma ha sfiorato il raddoppio. Al 20esimo un diagonale in corsa di Papais terminato a lato, linea Pisa. Attenzione, attenzione, qui è il San Paolo, ha segnato in questo momento la Juventus ed è stato Verza a mettere la palla in rete. Verza ha segnato per la Juventus in questo momento e siamo giunti al 18esimo minuto. Bene a Firenze, Fiorentina 2, Ascoli 0. La rete, la seconda, è stata segnata da Antonioni e non da Bertoni, come erroneamente segnalato. A San Siro l'Internazionale conduce sul Perugia per 3-0. La terza rete al 20esimo segnata da Altobelli su rigore. Si conclude a questo punto il grande campionato, possiamo dirlo, da formazione partenopea, che ha fatto il suo dovere fino in fondo. Forse è mancato il guizzo finale agli uomini di Marchesi e qui comincia forse la vera grande avventura della Juventus, che questa sera può considerarsi veramente lanciata alla conquista del suo 19esimo scudetto. La classifica di Serie A. Juventus punti 42, Roma 41, Napoli 38. La delusione non era solo nello stadio, era ragione, l'abbiamo sentita, però penso che oltre a questa delusione ci possa essere anche la contentezza di aver visto una squadra che ha lottato fino all'ultimo, di una squadra che in un anno in cui tutto sembrava da rimediare, un anno di transizione, una squadra che ha regalato un qualcosa a questi napoletani. Purtroppo l'ultimo regalo non siamo riusciti a farlo, però di questo ce ne dispiace, speriamo di avere l'occasione di farlo in uno più grande. Con il Napoli ormai fuori dai giochi, la lotta a scudetto nell'ultima giornata si riduce al confronto fra la Roma, spinta dalle invenzioni di Falcao e Bruno Conti e dai gol di Pruzzo. Roma sta facendo e fa ancora un grossissimo campionato, quindi è stata la rivelazione di questo campionato, una grossa squadra. E la Juventus, che ha costruito la sua leadership con campioni affermati come Bettega, Tardelli e Bredi, e giovani emergenti come Prandelli, Verza e Marocchino. Ma soprattutto sulla solidità difensiva e sull'inviolabilità della porta garantita dal capitano Dino Zoff. 15 gol subiti in 29 partite sintetizzano l'ennesima stagione da record di Super Dino. È una fetta della storia calcistica italiana. Quando un campione tale finisce perfino per non fare notizia.
Non stupisce nessuno che Dino Zoff sia il numero uno di una difesa quasi perfetta, nonostante un inizio di campionato abbastanza catastrofico, con una serie di sconfitte amare, prima fra tutte quella del derby. Ed ecco il raddoppio granata ancora ad opera di Graziani. Non stupisce nessuno che il portiere della nazionale non faccia polemiche e inanelli una serie di prestazioni una migliore dell'altra, sempre sottovoce peraltro. Il suo credo è essere efficace e essenziale, completando un reparto che con Scirea, Gentile e Cabrini permette ai tifosi bianconeri di trascorrere molte domeniche in tranquillità. 24esimo Neumann di testa impegna Zoff. Non fa notizia neanche l'8 marzo 1981, quando scende in campo contro l'Ascoli per la presenza numero 500 in Serie A. Zoff, che festeggia la sua 500esima partita in Serie A, riesce a deviare. Un portiere perfetto, l'archetipo nel suo ruolo. Zoff è il monumento per definizione del calcio italiano. Ecco Dino, ti abbiamo preparato noi della Domenica Sportiva un regalino. Dai un'occhiata a com'era Dino Zoff 20 anni fa, esattamente il 24 settembre 1961. A Firenze si gioca Fiorentina-Udinese e tu mi pare sei quel ragazzino magro e con la sfumatura alta. Con la solita espressione seria e concentrata. Persino quando gioca a scopa col presidente Pertini nell'aereo che lo riporta in patria dalla Spagna. Un portiere leggendario che smette solo a 41 anni di giocare dopo aver vinto tutto, a eccezione della Coppa dei Campioni. Qualche volta leggo o vedo la televisione appunto per vedere esattamente come sono le cose e molte volte mi assolvo dopo. Ecco, la televisione aiuta. Paghi l'abbonamento regolare? Sì, tutto no, regolare. Dino è il portiere classico per definizione. Preferisce il piazzamento al volo plastico, non concede nulla alla teatralità e all'eccesso. Zoff, che a 3 minuti dal termine sbroglia una situazione di pericolo, sceglie sempre la soluzione più efficace, con una straordinaria capacità di previsione delle mosse dell'avversario. E intanto Zoff blocca su testa di Garritano. Eppure, attorno a un personaggio così schivo, non sono mancate le polemiche. Anzi, molte volte proprio la sua reticenza ad andare sotto la luce dei riflettori lo ha portato sotto il fuoco delle polemiche. La sua risposta è stata in linea con il suo carattere. Non una contestazione, non una dichiarazione fuori posto. Semmai l'orgoglio, tipico di un friulano riservato, vice pallone d'oro nel 1973, per altre 3 volte inserito nella top 10 dei migliori calciatori d'Europa. Zoff è portiere nato. Ma la sua classe è costruita. La sua grandezza è datata. Le risorse del suo repertorio sono straordinarie per la straordinaria capacità del soggetto a lavorare, a soffrire, a meditare il gesto. Non improvvisa mai. Non realizza nell'attimo che fugge. Ogni prodezza di questo portiere è stata preparata prima. In campo, anche nella vita privata. Egli è testimonia di quanto possa la volontà e come pochi talenti ben impiegati, risparmiati, impreziositi dall'amore, contino più di molti talenti sprecati. Mentre in testa è un discorso a due, in coda sono ancora ben 5 le squadre che lottano per non retrocedere in Serie B. Con Perugia e Pistoiese già retrocesse, sono Como, Brescia, Ascoli, Udinese e Avellino a giocare l'ultima giornata per uno scudetto chiamato salvezza. I Lupi Irpini, opposti alla Roma, oltre alla propria permanenza nella massima serie, potrebbero decidere le sorti del torneo. Quella partita sarà certamente la decisiva per l'assegnazione di questo campionato e speriamo che anche questo Avellino, che ha giocato tanto in questo campionato, possa salvarsi. Sono passati solo una manciata di minuti e dal Partenio arrivano notizie che gelano il popolo bianconero. Al 5° minuto segna Falcao e la Roma completa così la sua rimonta. La Juventus poteva, loro poteva, bastava vincere che stava in primo, vincevo lo scudetto. La Roma bisognerebbe vincere e aspettare che Fiorentina faceva un risultato. Il campionato, che regala emozioni fino all'ultima giornata, sembra destinato ad un ulteriore appendice, lo spareggio scudetto. Dopo 10 anni
che questi ragazzi o mi vincono il campionato o mi fanno arrivare secondo. Quindi direi che la mia tensione nervosa raggiunge anche certi limiti che forse non si possono più sopportare. L'euforia dei tifosi giallorossi e la preoccupazione di quelli bianconeri viene capovolta nel giro di 3 minuti. Vediamo il gol scudetto, il gol di Cabrini a Torino. Azione sulla destra, Marocchino insegue la palla, poi vede Cabrini libero e lo serve. Il terzino al volo insacca nella porta di Galli, colto di sorpresa. Al 26esimo, infatti, Antonio Cabrini gonfia la rete di Galli e mette le ali alla Juventus. Al Partenio, invece, al 29esimo, arriva il gol di Venturini, che realizza il pareggio per l'Avellino e mette la parola fine ai sogni scudetto della Roma. Lo scudetto è passato vicino, ma quando è che se n'è andato? Ma è andato oggi, perché noi speravamo che Fiorentina, che è la squadra più in forma del campionato, potesse fare qualcosa a Torino. Soltanto che la Juventus si è dimostrato troppo forte. Noi siamo andati in vantaggio qui e non siamo riusciti a tenerlo. Ma io dico sempre che alla fine del campionato direi che la fortuna e la sfortuna va a pari. Quest'anno per noi non è stato così. Uno dei campionati più emozionanti ha espresso i suoi verdetti. Il Brescia è la terza squadra retrocessa. Roma, Napoli e Inter conquistano l'accesso alle coppe europee. La Juve mette in bacheca lo scudetto numero 19, laureandosi campione d'Italia. Lo scudetto torna dopo 3 anni in Piemonte e sono così 19. Ed è la conferma di un primato già largamente bianconero. La Juve ha centrato l'obiettivo più importante di quest'annata. Questo è il migliore momento della mia vita. Sono molto contento. Emozionato e addirittura un po' fuori di sé. Giovanni Trapattoni, non ti abbiamo mai visto così. Beh, direi che questa è una grossissima soddisfazione, veramente non lo so, il 51 punti rispetto a questo penso che non sia niente, ecco. Una vittoria veramente sofferta dalla prima domenica fino all'ultimo minuto. Il campionato ha vinto la battaglia con se stesso, reduce dalla sua stagione più destabilizzante, quella del calcio scommesse, e quasi sul punto di arrendersi di fronte a una interminabile serie di accuse, è riuscito in soli 12 mesi ad offrire l'edizione più esaltante dal giorno in cui si disputa. Con lo scudetto che torna a Torino a colorare le maglie bianconere, si chiude un campionato che ha riacceso l'entusiasmo. Combattuto e incerto fino alla fine, e con le grandi metropoli di nord, centro e sud, protagoniste della corsa scudetto. Un'annata che ha proposto tante novità. I tifosi hanno scoperto che il fascino dello straniero a volte significa mettere le ali alla propria squadra, mentre a volte la moda esterofila si traduce solo in veri e propri bidoni dal nome esotico che regalano illusioni e delusioni. Il campionato 80-81 sarà ricordato anche per il terremoto dell'Irpinia e gli slanci di solidarietà del mondo del calcio con i giocatori del Napoli impegnati in prima linea a donare il sangue. Una stagione scossa anche dal celeberrimo gol annullato a Turone, destinato a divenire il caso per antonomasia delle sviste arbitrali. Ma segnata anche da numeri importanti. Il 1000° gol di Inter e Juventus, le 500 presenze di Zoff, la prima rete in Serie A dello zar Pietro Vierchowod, l'unico gol di Francesco Palo, che per un po' mantiene vivi i sogni del Napoli, e l'ultima stagione di Romeo Benetti, il mastino del centrocampo, sempre protagonista con le maglie di Juve, Milan e Roma. Vecchi campioni lasciano e nuovi calciatori si affacciano sul palcoscenico della Serie A. Ragazzi destinati a diventare in breve i nuovi idoli dei tifosi, come Nanu Galderisi, lo zio Bergomi,
e il paratutto Stefano Tacconi. È il campionato italiano di Serie A che ogni anno riesce a rigenerarsi e a lanciare nuovi temi in vista di un'altra stagione entusiasmante. Uomini, storie, situazioni, destinate ad entrare nel cuore dei tifosi fino all'ultima emozione. Perché, campionato, io ti amo.